Vai. Vai, bene, penso. Roberto, allora, sei diventato titolare fisso di questo Palermo, sia nella difesa 3 che nella difesa 4. Un po' di flessione nelle ultime partite, pensi che sia fisiologico? Il Palermo vuole ripartire oppure c'è il rischio di sentirsi a Palermo? Sicuro pagati non lo siamo. Le ultime partite abbiamo raccolto poco, però come prestazioni penso che la squadra comunque c'è sempre stata in campo, perché comunque sia con l'Empoli abbiamo fatto bene, poi magari meritavamo qualcosina in più, abbiamo creato tanto. Poi con la Juve l'ultima partita giocando contro una grande squadra, concedendo solo penso uno o due tiri in porta, tra cui un Eurogol. Penso che la squadra abbia risposto presente e non è mai facile, però comunque lavoriamo tanto durante la settimana e vogliamo continuare a far bene fino alla fine. A fronte Robby appunto di questi due punti raccolti nelle ultime tre partite, c'è però da registrare proprio un rendimento del tuo reparto davvero ottimo, un solo gol subito nelle ultime tre sfide. Su cosa in particolare avete lavorato per migliorare questa attenzione? La fase difensiva noi ci lavoriamo fin dall'inizio dell'anno, però abbiamo dato qualche accorgimento durante le ultime settimane proprio per cercare di limitare diciamo qualche rete che avevamo subito di troppo. Penso che dal punto di vista difensivo la squadra si sia mossa molto bene. Adesso magari nelle ultime partite abbiamo finalizzato poco, però con un pizzico di sfortuna, magari anche noi un po' di cattiveria in più davanti, potremmo comunque fare qualche gol in più, però la squadra, come ho già detto, ha risposto sempre presente con la prestazione. Il Chievo ha fatto un po' il colpaccio nella scorsa giornata andando a vincere a Genova. Pensi di trovare una formazione comunque agguerrita, oppure i 7 punti di vantaggio sul Cagliari danno la possibilità di riuscire? Tutte le domeniche comunque quando si scende in campo si trovano squadre attrezzate per questo campionato che danno battaglia, quindi penso che a Chievo troveremo una squadra che vorrà far bene, però anche noi dall'accanto nostro vogliamo continuare la nostra marcia positiva che abbiamo interrotto sabato scorso con la Juve, quindi abbiamo voglia comunque di far bene e ci stiamo preparando per questo. Ancora col Chievo all'andata iniziata la vostra striscia di 9 risultati consecutivi, c'è la volontà di ripetersi anche a ritorno, immagino. Sì, vogliamo continuare, come ho già detto, a far bene. Il Chievo si sicura una compagine importante di questo campionato da un po' di anni, una squadra comunque tosta e sappiamo che affronteremo una squadra ben organizzata e con delle buone individualità, quindi massima attenzione per la partita. Ma ci metteresti la firma per arrivare a 9 sfide senza sconfitte? Ah, quello sì, perché comunque già non perdere in questo campionato è molto complicato, molto difficile, quindi importante comunque continuare a fare prestazioni importanti e che poi i risultati arrivano di conseguenza. Salvatore, poi Mario e Roberto. Ciao Roberto, la difesa è andata molto bene nelle ultime partite, l'attacco invece è rimasto a secco nelle ultime tre partite. Come hai visto i tuoi compagni l'attacco appunto di Palermo? Ma i ragazzi del reparto offensivo continuano a lavorare bene, come ho già detto è mancato anche un pizzico di fortuna, perché comunque abbiamo creato anche nella partita con l'Empoli tante occasioni da gol, magari qualcosina in meno contro la Juve, però penso che non ci siano tali particolari, anzi i ragazzi stanno sempre alla grande, quindi non vedo proprio il problema. Adesso nelle ultime partite abbiamo subito poco e sono sicuro che continueremo a far bene. Mario? Sì, volevo chiederti, ti ha un po' sorpreso, visto che all'inizio purtroppo, dico io dal mio punto di vista, eri stato messo un po' da parte, ritrovarti in squadra e soprattutto renderti conto, almeno come pensiamo noi, che tu sei uno dei giocatori determinanti e importanti di questa difesa? Giocare poco penso che non faccia piacere a nessuno, perché comunque nei primi mesi ho giocato veramente poco, però adesso c'è stata l'opportunità comunque di dimostrare che comunque ci sono anch'io. Eri pronto? E ho lavorato penso sempre al massimo nei primi mesi, aspettando la mia occasione. Adesso c'è un po' più di spazio e
spero di sfruttare l'occasione al massimo. Bravo. Poi Roberto? Sì, in settimana avete studiato magari la possibilità col Chievo di cambiare modulo? Guarda, è già da qualche settimana che comunque continuiamo a provare i diversi schieramenti, sia con la difesa 3 che la difesa 4. Diciamo che il nostro schieramento a 3 è il marchio di fabbrica, è quello con cui abbiamo vinto tante partite, fatto tanti risultati, però ultimamente stiamo giocando anche a 4, non so il mister per quale opzione deciderà di mandarci in campo, però non è un problema, siamo pronti a tutto. Benny, e poi l'ultima io. Che capitano è Sorrentino? No, Stefano è un elemento importante nello spogliatoio al di là della fascia. Il capitano all'interno dello spogliatoio, come ha detto anche Stefano, rimane Barreto, è una scelta societaria quella, quindi noi non ci mettiamo a bocca, però Stefano è, a prescindere dalla fascia, un elemento importante dello spogliatoio, quindi non cambia tanto. Roberto, hai rinnovato di recente il tuo contratto con il Palermo, ci sono alle spalle, diciamo, di chi quest'anno ha trovato più spazio, dei ragazzi come Ciocci, come Quezon, che stanno in queste giornate trovando sempre più spazio. Come vedi in prospettiva questi ragazzi per la prossima stagione? Pensi che siano pronti per far parte proprio del nucleo anche dei titolari? Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, tanti ragazzi giovani, stanno lavorando, stanno comunque affacciando a questo campionato di Serie A in Italia, comunque è un paese diverso per loro, quindi non è mai facile, diciamo, ambientarsi subito, però i ragazzi hanno un grande margine di crescita, sono ragazzi che comunque hanno qualità sia a livello calcistico ma soprattutto morali, e sono convinto che hanno un futuro roseo dalla loro parte e potranno far bene in futuro come già lo stanno facendo con il presente. Lascerei Roberto ai tifosi, grazie.